Siamo in Ribavena Chioggia con Francesco Zennaro, candidato al Consiglio regionale Veneto nella lista Solidarietà Ambiente Lavoro, che raccoglie le esperienze di Rifondazione Comunista e del PC, presenti con il loro logo, e candida a presidente della giunta regionale Paolo Benvenu. Francesco, come mai Rifondazione ha scelto di entrare in Solidarietà Ambiente Lavoro? Solidarietà perché questo sarà un elemento fondamentale dalla crisi economica causata dal Covid-19, una crisi economica che non sarà breve ma sarà lunga e difficile, che dopo, specialmente dopo il blocco dei licenziamenti autunnali, emergerà in maniera fortissima. Tutte le famiglie che avranno difficoltà a causa della perdita del lavoro dovranno essere sostenute. E così noi intendiamo spingere molto su questo elemento della solidarietà, oltre all'elemento dell'ambiente, perché il Veneto, lo ricordiamo, è una regione con un livello altissimo di cementificazione del suolo, un livello di inquinamento ambientale tra i più alti a livello europeo. È chiaro che ci deve essere un'inversione di tendenza senza se e senza ma. Lavoro, perché è elemento centrale per la persona e per la società, deve ripartire proprio dall'unica grande opera, che è quella della salvaguardia dell'ambiente. Deve esserci un rilancio dell'investimento pubblico per quel che riguarda questo settore, un rilancio di un'occupazione sana, un'occupazione sicura e un'occupazione non sfruttata. Abbiamo assistito nei primi 6 mesi dell'anno appunto a questa emergenza mondiale che ha riportato in auge la necessità di una sanità che sia pubblica, che sia universale, cioè a portata delle tasche di tutti. Qual è il ruolo che la regione, che ha una grande importanza nel proprio bilancio verso la sanità, può giocare ad esempio in termini di prevenzione? La regione deve investire di più sulla quello che è la medicina del territorio, che sia a partire per esempio dalla scomparsa delle medicine di gruppo integrate dal piano sanitario regionale del 2019. Noi invece crediamo che sia fondamentale investire nella prevenzione, nella conoscenza profonda delle persone del loro territorio e riprendere quello che è lo spirito originario del sistema nazionale sanitario, che è quello non solo della cura della persona ma del suo inserimento nella società. Visto che parliamo poi di area sud della provincia, quindi Chioggia, Cavarzere e Cona, spesso si lamenta un certo isolamento, non solo geografico, siamo a un'ora sostanzialmente da ogni vettore stradale o ferroviario, ma anche rispetto a quanto la regione e la città metropolitana hanno fatto negli anni, ovvero si sono un po' dimenticati di questa parte di territorio. Come si può invertire questa tendenza e soprattutto investire economia e denaro in queste zone che figurano come depresse o dimenticate, a partire proprio dal trasporto pubblico locale, perché se non si riesce a muoversi di qui, anche per i turisti, insomma, è difficile arrivare. Sì, infatti, noi sicuramente crediamo nello sviluppo del trasporto pubblico locale, che sia il potenziamento della ferrovia, della ripresa della ferrovia, il collegamento con Piove di Sacco, dell'investimento anche in politiche agricole che si collegano a queste infrastrutture pubbliche. E dobbiamo appunto smettere di considerare solo le infrastrutture finalizzate al trasporto privato, ma mettere come elemento centrale, elemento anche cercare elementi di innovazione e di integrazione con l'esistente per quanto riguarda il trasporto pubblico. Altro elemento molto importante per quello che riguarda la sanità è certo non continuare a favorire la sanità privata, che vede anche la giunta regionale ha deciso di elargire delle cifre per le cliniche private per la difficoltà che hanno avuto nel periodo del Covid-19. Noi crediamo che invece gli investimenti per la sanità pubblica debbano essere centrali e sempre più importanti. Perfetto, noi come sa Chioggia Azzurra sostiene tutti i candidati chioggiotti a queste elezioni, quindi invitiamo coloro che hanno intenzione di sostenere la lista di Paolo Benvenu, la lista Solidarietà Ambiente Lavoro, ad apporre sulla propria scheda scrivendolo il nome di Francesco Zennaro. Grazie Chioggia Azzurra, grazie a tutti.